Allora, eccoci qua con un nuovo tutorial, questa volta su Excel. Entriamo in Excel e creiamo delle celle di calcolo con dei valori. Stabiliamo dove avverrà la somma del calcolo, quindi effettuiamo l'espressione, diamo invio e qui abbiamo la cella con la somma e le altre due con le cifre. Ne creiamo altre, ne facciamo un po', eccole qua. Quindi creiamo un'altra cella dove mettiamo la somma, creiamo l'espressione che gli fa calcolare la somma, diamo invio e abbiamo i due campi. Adesso procediamo a bloccare le celle. Selezioniamo, anzi facciamo prima la prova che possiamo modificare le celle. Vedete, ho cambiato i valori e lui me li ha fatti cambiare tranquillamente. Ristabilisco le cifre, il campo si fa modificare. E metto nell'angolino, seleziono tutte le celle e poi vado in formato celle col tasto destro del mouse, poi deseleziono blocca celle, do l'ok, seleziono i campi che non voglio far modificare, seleziono blocca, qua in proteggi gli metto una password perché così che ha l'autorizzazione può modificare i valori. Fatto questo, salviamo il documento e adesso proviamo a inserire. Appena prova a inserire i dati, mi blocco. Mentre i campi che non ho manipolato, quindi non ho messo il blocco, me li fa modificare. E il valore nel campo viene eseguito. Ok. Ciao, al prossimo. Iscrivetevi al mio canale, mi raccomando. Mettete un like, commentate e condividete. Ciao.